Ah, finalmente possiamo parlare di questo film che aspettavo da tanto. Dai, facciamo la recensione. No, adesso no, sto spolverando i miei gadget. Ciao a tutti, cinefili e non. Ciao a tutti cinefili e non, finalmente è uscito al cinema questo Inside Out 2 che tanti aspettavano con ansia. E siamo qua pronti a parlarvene con una recensione insolita attraverso gli stati emotivi. Restate lì, buona visione. La mia ansia più grande era sicuramente l'hype, attribuisco a questo l'emozione, cioè la voglia di vederlo, non stavo più nella pelle. Per me invece la paura che non fosse all'altezza del primo, come tanti sequel, anche qui la posta in gioco era davvero alta. La nostalgia ci porta sempre un po' a guardare al passato, quindi in questo caso io, ricordando il primo film, devo dire che rispetto a questa nuova avventura io mi sono un po' più commossa e mi sono sentita un pochino più travolta emotivamente con il primo film. Sì, poi anche il genio creativo di Pete Docter, qui è soltanto produttore esecutivo, là era anche regista e quindi forse questo si è un po' visto. Se da un lato è interessante il fatto di aver usato lo sport come tramite per raccontare l'esplorazione della pubertà, forse a volte è un po' ingombrante e univoco. Sì, infatti io avrei esplorato un po' più il legame con la famiglia, oppure le prime cottarelle, insomma avrei un pochino visto un po' a più a 360 gradi l'evoluzione di Riley. Tutta l'adolescenza, ecco. Come invidia mi viene da dire che secondo me questo nuovo film dovrebbe invidiare al primo la presenza del mitico Bing Bong, l'elefante rosa che rappresentava insomma l'infanzia di Riley e a cui tutti ci siamo super affezionati fin dalla prima scena. Iconico. C'era una paura, una bella grossa, che il politicamente corretto invadesse questo film come fa con tanti prodotti di oggigiorno. Invece qui sono stati molto bravi, non esagerano mai e molte scelte che avrebbero potuto fare in quel senso optano per altre decisioni e apprezzabile. Se dobbiamo scegliere la sfera della rabbia, cerchiamo di fare i cinefili puntigliosi trovando e scovando i dettagli e quindi, se proprio vogliamo dirla, i genitori dovrebbero avere tante più emozioni, non solo quelle che ha lei, come nel primo che avevano soltanto quelle semplici. Ah, io ci aggiungo anche una cosa, che tutte sono personalizzate di emozioni tranne quelle di Riley, che non hanno i capelli biondi e il codino come lei. E poi anche queste spiegoni un po' eccessivi indirizzate ai bambini, come la intro iniziale che non si capisce gioia a chi sta parlando, quindi magari l'avremmo un po' evitate o smussate. Sì, qualche cosa tecnica che però, insomma, si può chiudere benissimo un occhio. Di gioia in questo film ce ne sono sicuramente tante, partendo dal sistema delle convinzioni e tutta l'esplorazione psicologica che avviene attraverso un adolescente, viene benissimo raccontata come il concetto base di amicizia e quindi tutta la sfera emotiva di una persona che sta crescendo. Sì, a me è piaciuto molto anche il formarsi del senso di sé, quindi della propria personalità che ovviamente crescendo si aggiungono cose, se ne tolgono altre e quindi si crea un po' la persona. E poi una cosa anche che mi ha molto divertito è il flusso di coscienza che è popolato quasi solo da cose da mangiare, quindi sensi di colpa per la pizza e che non si mangia abbastanza verdure e cose simili. Molto molto geniale. Un po' di imbarazzo si è fatto strada appena abbiamo visto questa animazione 2D di un vecchio cartone animato che è apparso e quindi avevamo un po' paura che scadesse tutto nel trash. Sì, la cringitudine era dietro la porta, ma poi invece si sono salvati alla grande perché questa fusione tra stili grafici diversi, 2D, 3D, videogioco, non vi svegliamo troppo, risulta abbastanza geniale anche come idee, battute, solite Pixar. Per il disgusto, una cosa che ci ha fatto un po' storcere il naso è questa scena post-credits con questo segreto, insomma, bello piazzato, che chissà che doveva essere, un pochino ridicolo, insomma, come segreto. Potevano impegnarsi di più.
La tristezza la associamo a un senso più di malinconia, perché appunto il messaggio poi alla fine del film è che tutte le emozioni ci servono come esseri umani, le belle, quelle brutte, tutte ci formano come le esperienze che facciamo e ci fanno diventare quello che siamo. Infatti la scena un po' più commovente del film sicuramente è stata l'abbraccio di tutte le emozioni che appunto stanno proprio a simboleggiare questa cosa, insomma, che tutti noi siamo quelle emozioni che proviamo, insomma, da quando nasciamo a quando, ahimè. siamo tutti un team, come appunto poi la squadra dell'hockey, quindi insomma anche lì c'è il riscontro sportivo. E la Pixar sa quale corde toccare. Speriamo che questo modo insolito di recensire vi sia piaciuto, vi abbia divertiti. Fateci sapere qui sotto se voi l'avete visto, lo vedrete e cosa ne pensate. E mi raccomando, non vi disturbiamo oltre, ma supporto, condivisione, like e quant'altro. Mi raccomando, supportateci. E fateci sapere chi è la guida del vostro quartier generale emotivo. Ciao! Ciao!